Iniziata a fatica, il giudice è riuscito a riportare la calma e ora il pubblico si può riscatenare. È partita la 4%, è partito gli 8 motoscafi, siamo partiti fortissimo. Cabano è fortissimo, ma lo sapevamo, passaggio di Cabano, secondo prima. 16.07, 16.52, 16.73, uscita dalla apnea e subito grandissima battaglia. Forza poi a Cabano, beh, fortissimo, sappiamo Nava recupera. Forza Andrea, dai Cesare! Si è piantato Cabanov e siamo in arrivo, c'è siamo di un pelo, 35-3, 35-5 e ci siamo al secondo campo. È partito Fumarola e Fumarola ha portato in testa la nostra nazionale. Siamo, dai! L'Italia è in testa, Fumarola, viriamo in testa, ma la Russia è sempre lì ad un passo, le altre sono leggermente, è già una gara a due, ma è molto lunga ancora. Il terzo cambio sarà Giulio Tugnoli, sta risalendo velocissima anche l'Ucraina, ma l'Italia è in testa. Fumarola Cesare chiude la propria porzione, parte Giulio Tugnoli, 1, 10 e 44, che frazione di Fumarola, 34-9. Cosa possa passare ora attraverso il pensiero di Stefano Figini, che si trova di nuovo a dover chiudere una gara in testa? Ma siamo davvero in testa bene, grandissima prova di Giulio Tugnoli, siamo davvero in testa bene, è ora adesso di non cadere, è ora adesso, attenzione alla Grecia alla corsia 1, attenzione alla Grecia alla corsia 1, stanno rientrando, siamo di nuovo tutti lì, Figini, Stefano è partito, ultima frazione per l'Italia, cambia molto veloce ai limiti. Sì, grande Stefano, ho paura che senta un po' la gara, ma però mi pare che stia controllando, mi pare che siamo appaiati. Ricordiamoci che Figini ha appena fatto un 200 metri ed è Russia Italia, siamo di nuovo lì a giocarcela, centimetro per centimetro, forza Stefano che lui ha una chiusura maggiore, è incredibile, Russia Stefano Figini, l'Italia sta lì, siamo campioni d'Europa! Medaglia d'oro per l'Italia, l'avevano detto i nostri ragazzi che volevano vincere questa gara e ce l'hanno fatta, incredibile Alignano, Italia campione d'Europa. Ragazzi, che finale, complimenti a tutti, veramente bravissimi, vediamo Fumarola contentissimo, Andrea che va subito ad avversare tutti gli altri e Stefano che ha ancora le energie per esultare, vediamo Fumarola che esulta, grande! Incredibile ragazzi. Ci stiamo riprendendo da quello che abbiamo appena vissuto, una finale incredibile, un'ora incredibile, Italia prima classificata, campioni europei 2:22:08, Russia seconda classificata 2:22:50, Ucraina terza classificata 2:23:24, quarta la Grecia con 2:24:91, l'avevamo detto, l'avevamo detto.